tempo! Il tempo è compiuto! Ravvedetevi e credete al Vangelo! Questa è la voce dello Spirito! Gloria a Dio! Questo è il grido che ancora oggi si ode nel deserto! Una voce che grida nel deserto, ma non è una voce umana, è la voce dello Spirito di Dio che attraverso i secoli e le generazioni ha sempre mandato un messaggio all'umanità. E questa voce dice: ravvedetevi, convertitevi, salvatevi dalla perdizione, pentitevi dei vostri peccati e credete che io sono il Signore. Così dice il Signore: credete che io sono il Signore. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò innalzato fra le nazioni. Così dice il Signore attraverso la parola profetica. Riconoscete che io sono il Signore. Riconoscete, fermatevi. In altre parole, non seguire più la via larga. Non seguire più la via del peccato. Non seguire più la via della malvagità. Non seguire più la via dell'incredulità. Ma fermatevi, dice il Signore, attraverso la parola profetica. E lo Spirito Santo ancora oggi manda questa parola. Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, io sarò innalzato fra i popoli, e ogni occhio vedrà la sua gloria, e ogni occhio lo vedrà, perché lui è risorto. Alleluia! Lui è l'alfa e l'omega, la fine sta per arrivare, il giudizio sta per arrivare, ma il Signore vuole salvare l'umanità. Ecco perché Dio richiama le pecore smarrite, i perduti, gli erranti. Dio ci richiama, Dio ti richiama tramite la parola profetica. Dio ti richiama, anima perduta, pecora smarrita, peccatore, peccatrice. Dio ti richiama, e se tu ascolti la sua voce, tu sarai beato. Se tu riconosci la sua voce e credi in lui, tu sarai illuminato, tu sarai salvato, tu sarai guarito. Il Signore dice, gloria, alleluia, a Dio, alleluia. Il Signore dice, gloria al tuo santo nome. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, voi che siete stanchi e travagliati, venite a me, dice il Signore. È un grido d'amore, è un grido di speranza che si fa strada nelle tenebre e irrompe con la luce del Vangelo. Alleluia! Venite a me, dice il Signore, e io vi guarirò, io vi ristorerò, io vi perdonerò, io vi guiderò. Gloria a Dio! Affinché alleluia possiate arrivare alla giusta alleluia destinazione, che è il regno di Dio. Fatti guidare da Lui. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, alleluia! Egli è il grande pastore!